Il latte materno è unico. Come recita questo appunto, il latte della mamma è fondamentale, vitale per ogni figlio. Siamo a Palermo e l'ASP sta portando avanti diverse iniziative sull'importanza dell'allattamento al seno. È un'occasione che ci consente di dire a tutta la popolazione residente in occasione della Settimana Mondiale dell'Allattamento quello che è l'impegno della nostra azienda ASP di Palermo. La Direzione Generale ha adottato una policy sul l'allattamento, ossia un impegno per tutti gli operatori ad una formazione specifica che possa consentire di dare messaggi professionalmente validati e quindi sostegno. Un team opportunamente formato, composto da ginecologi, neonatologi e anestesisti, ha parlato dell'importanza dell'allattamento, evidenziando i benefici per la salute della donna, del bambino e della famiglia. L'allattamento viene visto come un vincolo, sempre col seno da allattare, ma nel mio caso in tutte e due le esperienze non è così, perché i miei figli hanno sempre mangiato ogni 2 ore e mezza, 3 ore, prendono ciuccio, prendono biberon, io fra poco rientrerò a lavorare e la bambina resterà col mio latte congelato a mangiare tranquillamente, farsi le sue poppate di latte materno, quindi non, se gestito bene e si è ben seguiti non diventa per niente una schiavitù. La formazione è un punto di forza che l'azienda ha messo in atto per rendere gli operatori sanitari pronti a rispondere a tutte le domande, che questa pratica così antica ma messa un po' da parte dalle nostre donne possa avere tutte quelle risposte e tutta quella vicinanza che serve per sostenere le donne e le famiglie. Al consultorio del quartiere Zen a Palermo tante mamme attendono di avere un confronto sull'importanza dell'allattamento. Fin dalla fase della gravidanza tentiamo di far capire loro quanto è fondamentale sia per la salute che per il benessere psichico. Il messaggio è proprio questo, quello di sostenersi a vicenda, di creare una comunità accogliente che possa appunto essere favorente rispetto a questa pratica che purtroppo in Sicilia è ancora lontana da raggiungere tassi ottimali, perché purtroppo siamo fanalino di coda rispetto ai tassi di allattamento in tutta Italia.